Il 25 luglio del 1943 segna la fine del regime mussoliniano, ma anche del sindacato nazionale fascista. Non purtroppo della guerra. Bastano pochi colleghi che si riuniscono nella sala stampa romana e la Federazione Nazionale della Stampa risorge dopo decenni di clandestinità. Anche se per la sua vera rinascita dobbiamo attendere il giugno del 1944, quando entrarono le truppe anglo-americane a Roma. Una ripresa dell'attività sindacale complicata e difficile, che vede la Federazione della Stampa impegnata nella creazione dell'albo professionale, che vedremo strettamente collegato con la questione dell'epurazione dei giornalisti massicciamente coinvolti con il regime. E quindi con il 25 luglio del 1943 e con la caduta del fascismo viene sciolto nei fatti il sindacato nazionale fascista e rinasce la Federazione della Stampa. Ma questo come avviene? Cioè chi sono gli autori, cioè, di questo passaggio, di questa nuova rinascita? E in realtà questa nuova consegna del testimone della Federazione della Stampa. Non ci fu un automatismo in questo senso. Come sai, il 25 luglio la seduta del Gran Consiglio determinò la caduta del fascismo. Mussolini si presentò dal re convinto di avere comunque l'adesione della monarchia, adesione che in realtà non c'era più, e quindi fu sostituito il 26 luglio dal maresciallo Badoglio. E quindi abbiamo praticamente la caduta del fascismo in quella data. La cosa interessante è che il 26 luglio, cioè 24 ore dopo, era un lunedì mattina, il 26 luglio i giornalisti che si trovavano al Circolo della Stampa, convocati da Leonardo Azzarita, si riunirono in assemblea. La cosa interessante è che questa assemblea fu fatta su iniziativa appunto di Leonardo Azzarita e Sinibaldo Tino. Leonardo Azzarita era un vecchio giornalista, era stato anche direttore del Corriere delle Puglie, era un collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno ed era stato un dirigente sia nell'Associazione della Stampa di Puglia sia nella Federazione della Stampa, in particolare nel Collegio dei Proibiri, era stato quindi un dirigente della vecchia Federazione Nazionale della Stampa. Era stato radiato dall'albo, dal fascismo, quindi era un giornalista che, come dire, poteva essere considerato anche se un attivista antifascista, ma certamente non un giornalista fascista. Come peraltro Sinibaldo Tino, che era anche giornalista, fratello di Adolfo Tino, che in quei mesi aveva fondato il Partito d'Azione. Per iniziativa appunto di Leonardo Azzarita e di Sinibaldo Tino e di Francesco Tatò, un altro giornalista romano, una serie di giornalisti, erano in tutto 25, quindi non molti, si riunirono il 26 luglio nella sala del Circolo della Stampa di Roma e decisero di ridare vita alla Federazione della Stampa. Quindi è emblematico questo fatto, che il giornalismo italiano non aveva perso dopo 20 anni la memoria di quella che era stata la Federazione della Stampa, non solo non aveva perso la memoria, ma aveva anche voluto riaffermare ancora a caldo la sopravvivenza e l'esistenza della Federazione della Stampa, tanto che in quella di quell'assemblea fu redatto un verbale che è conservato oggi negli archivi della Federazione della Stampa, in cui si recita appunto che oggi, 26 luglio 1943, rinasce a ordinamenti democratici la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Quindi c'era un legame immediato e stretto con quella che era stata la prima Federazione della Stampa. Quell'assemblea fu presieduta, un'assemblea che durò poche ore, perché il 26 luglio era una giornata di grande confusione, tutti cercavano di capire che cosa fosse successo, ma con quel verbale si ridette vita alla Federazione della Stampa. C'era nell'assemblea anche Giovanni Biadene, che era stato il vecchio segretario della Federazione della Stampa, segretario inteso non come oggi, il segretario all'epoca era una sorta di direttore della Federazione della Stampa. Quell'assemblea, ti dicevo, fu presieduta da Tommaso Monicelli, che era un drammaturgo, un vecchio giornalista dell'Avanti, che sarà poi il padre del regista Monicelli. Fu un'assemblea, come ti dicevo, che durò pochissime ore, pochissimo tempo, perché
ognuno cercava di capire che cosa fosse successo, in realtà non era chiaro cosa fosse successo. L'assemblea si sciolse con l'incarico dato. Tieni presente che l'assemblea però, ecco, prima di sciogliersi volle darsi anche degli organi. Fu costituito un comitato direttivo provvisorio, fu affidato la competenza di coordinare i lavori a Leonardo Azzarita e fu nominato anche un presidente nella persona di Ivanhoe Bonomi. Quindi si vollero dare anche subito delle strutture alla nuova federazione della stampa e l'assemblea si sciolse con il compito affidato a Leonardo Azzarita di raccogliere le adesioni sul documento, perché l'assemblea approvò anche un documento importante che inneggiava alla libertà di stampa e alla riformazione della libera federazione della stampa. L'incarico dato ad Azzarita fu quello appunto di raccogliere le adesioni sul documento e sulle decisioni di quell'assemblea negli altri giornalisti che avevano e che erano stati invitati e che non avevano potuto partecipare a quella riunione. Dopo l'8 settembre, con la caduta di Mussolini, l'Italia però precipita nella guerra civile. Il paese si trova diviso sostanzialmente in due. Che cosa succede all'interno della Federazione della Stampa? L'8 settembre è un altro momento di grande confusione, nel senso che poi il governo e la monarchia fuggiranno a Brindisi, Mussolini sarà liberato e quindi avremo l'Italia divisa in due tra la Repubblica di Salò al nord d'Italia e il Regno del Sud nelle poche province liberate del Mezzogiorno dagli angloamericani. Mentre nell'Italia del Nord, nella Repubblica Sociale, si ricostituirà il fascismo, quindi ci sarà nuovamente il cambio di tutti i direttori dei giornali, l'agenzia Stefani sarà riportata al Nord, l'EIAR sarà riportata al Nord, nel Sud Italia, ripeto, nelle piccole poche province liberate, avremo il governo Badoglio, che sarà prima a Brindisi, poi man mano con la liberazione degli angloamericani si sposterà verso il nord sino ad arrivare a Salerno prima del balzo finale a Roma. Nel sud c'è una libertà di stampa iniziale, non totale, perché il ministero Badoglio conserverà ancora il Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare, che tenterà di controllare l'informazione anche se un regime di apertura liberale, perché usciranno alla luce del sole i partiti politici e quindi ci sarà un dibattito anche politico, quindi un dibattito sui giornali. Ma l'altro elemento importante e fondamentale di questi mesi è che l'arrivo delle truppe angloamericane determina il controllo dell'informazione, perché gli americani sbarcano in Sicilia, eliminano, chiudono le testate giornalistiche che erano state legate al fascismo. Tra l'altro a Palermo il Giornale di Sicilia, da parte anche Ardizzone, proprietario e direttore del Giornale di Sicilia, è costretto a correre a Roma, a fuggire a Roma, che aprono nuove testate e occupano le sedi dell'EIAR. Le sedi dell'EIAR, per esempio Radio Palermo, poi Radio Bari, poi Radio Napoli, occuperanno queste sedi proprio per il controllo dell'informazione. Ripeto che sarà un'informazione certamente molto più libera rispetto al fascismo, ma comunque sempre un'informazione controllata. E le truppe anglo-americane utilizzeranno soldati americani di origine italiana che parlano italiano per questo controllo. E come sai, appunto, proprio a Radio Palermo ci sarà l'esordio di questo soldato americano di origine italiana, anzi di origine ebraica, ma che proveniva dall'Italia, che era Misha Kamenetsky, che esordirà proprio su Radio Palermo. Misha Kamenetsky e poi Ugo Stille, che sarà negli anni a noi recenti direttore del Corriere della Sera. Misha Kamenetsky si sposterà poi da Radio Palermo a Radio Napoli e quindi, come dire, gli americani avevano costituito già prima dello sbarco in Sicilia il Psychological Warfare Branch, che era la loro struttura di controllo dell'informazione. Attraverso questa struttura loro tendevano a controllare i giornali, ma soprattutto la radio, ma anche a trasmettere per esempio film. Ci fu una invasione attraverso questa, le truppe angloamericane, questa struttura di film americani, che erano anche questo uno strumento di propaganda per convincere appunto gli italiani
della bontà della liberazione angloamericana. Nel giugno del 44 a Roma, con l'arrivo degli angloamericani, riprende di fatto l'attività della Federazione della Stampa. Dopo mesi di clandestinità, ci puoi raccontare che cosa avvenne? Come tu hai ricordato, a maggio del 40 giugno del 44 noi abbiamo finalmente la liberazione di Roma, le truppe angloamericane arrivano a Roma e quindi dopo un po' anche il governo si trasferisce a Roma. Abbiamo la crisi di governo, nel senso che, come sai, poi al governo Badoglio segue il governo Bonomi e quindi il governo dei partiti antifascisti, e quindi abbiamo quindi un cambio sostanziale di rotta. Anche in questa fase però, come era già avvenuto il 26 luglio del 43, anche in questa fase noi abbiamo nei primi giugno, l'8 giugno del 44, abbiamo una immediata riunione del consiglio direttivo della Federazione della Stampa che era stato costituito a luglio del 43. In questa riunione ci sono intanto la riaffermazione della Federazione della Stampa come organismo rappresentativo di tutto il giornalismo italiano. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento era che nel frattempo Azzarita aveva raccolto l'adesione di molti altri giornalisti. In quella occasione ci fu un cambio di vertice, nel senso che Bonomi, che come abbiamo ricordato era stato eletto presidente della Federazione della Stampa, si dimise da presidente della Federazione della Stampa perché Bonomi era il capo riconosciuto del CNL, del Comitato di Liberazione Nazionale, e si sapeva che appunto si andava verso un governo da lui presieduto, quindi non poteva presiedere il governo e la Federazione della Stampa. E quindi in quella riunione del giugno del 44 fu chiamato ai vertici della Federazione, alla presidenza della Federazione, Alberto Bergamini. Alberto Bergamini era stato il fondatore del Giornale d'Italia, era stato su posizioni, come ricorderai nelle passate puntate, era stato già presidente della Federazione della Stampa in quanto presidente dell'Associazione della Stampa di Roma, si era dimesso proprio perché era stato malmenato dai fascisti, quindi era stato molto turbato da questa vicenda, e era tornato, praticamente era stato messo fuori dal giornalismo, era tornato proprio dopo il 26 luglio alla guida del Giornale d'Italia, dopodiché era stato, dopo l'arrivo dei tedeschi, era stato anche imprigionato ed era fuggito, ma questa è un'altra vicenda. Comunque Alberto Bergamini viene riconosciuto come una sorta di padre del giornalismo liberale antifascista e prefascista e viene nominato presidente della Federazione della Stampa appunto a giugno del 44. Da quel momento in poi inizia e riprende tutta l'attività della Federazione della Stampa, che sarà una attività di rilievo perché bisognava ricostruire tutto dal nulla, o meglio dalle ceneri del fascismo. Dopo la caduta del fascismo ovviamente si pose il problema della epurazione dei giornalisti fascisti all'interno della Federazione della Stampa. La Vulgata parla di una Federazione della Stampa molto tiepida su questo argomento. Tu che dici? Uno dei temi più importanti che dovette affrontare la Federazione della Stampa fu appunto il problema della epurazione, tenendo presente che già nel famoso documento di ricostituzione del 26 luglio del 43 si diceva chiaramente che il problema dell'epurazione, cioè quello dell'allontanamento dei giornalisti che si erano compromessi con il fascismo, restava uno degli impegni fondamentali della nuova Federazione della Stampa. Come sai, poi sul problema dell'epurazione ci furono anche vari interventi e provvedimenti legislativi. Il primo fu fatto proprio dal governo Badoglio e successivamente ci fu un altro intervento del governo Bonomi. Era una materia complicata e molto difficile perché interveniva sul diritto penale, perché si consideravano reati penali, ed era anche retroattiva. Come sai, qui c'è tutta la discussione se un reato penale possa essere retroattivo, quindi la dottrina sostiene certamente di no, e quindi anche in quel momento questo problema si pose e fu un problema di carattere
politico oltre che un problema di carattere giuridico. L'epurazione fu una pagina abbastanza confusa, e questa proprio perché i termini non erano precisi, questa confusione investì anche il giornalismo e la Federazione della Stampa. Bisogna considerare che in realtà la Federazione della Stampa si pose il problema di chi potesse esercitare l'attività, quindi il problema dell'albo professionale. La questione dell'albo professionale era strettamente legato al problema dell'epurazione, tant'è vero che nelle prime riunioni fatte dal Consiglio Direttivo della Federazione della Stampa fu redatto un elenco di 150 giornalisti compromessi con il fascismo che doveva essere epurata. Questo elenco fu appunto deliberato dalla Federazione della Stampa e trasmesso a Charles Poletti, che era il governatore della città di Roma, governatore delle forze anglo-americane. Ma se ne persero le tracce, nel senso che non si fece assolutamente nulla. Dopodiché la Federazione della Stampa ritenne che l'epurazione, per quanto riguardava i giornalisti e l'albo dei giornalisti, fosse di competenza dei giornalisti stessi e della Federazione della Stampa. Lì a un certo punto le norme sull'epurazione riguardavano le amministrazioni pubbliche, riguardavano quindi i pubblici dipendenti, i ministeri e gli enti pubblici. Nel provvedimento messo a punto da Bonomi si prevedeva anche che, per quanto riguardava l'epurazione, si dovesse parlare anche dell'epurazione delle professioni, quindi degli albi professionali. E per quanto riguarda l'albo professionale dei giornalisti, la questione era appunto questa: chi dovesse fare l'epurazione dell'albo dei giornalisti. La Federazione della Stampa sosteneva che questo fosse un compito della Federazione della Stampa, e quindi ottenne dal governo Bonomi, tra l'altro sottosegretario all'informazione nel governo Bonomi era Spataro, l'avvocato Spataro, che era un esponente della Democrazia Cristiana, ma era stato anche uno di coloro che aveva lavorato e composto Il Popolo clandestino, quindi era uno che conosceva i giornali e i giornalisti, era molto vicino al mondo dell'informazione. Il collegamento tra Spataro e la Federazione della Stampa fu molto stretto, finché si arrivò alla fine all'emanazione di un decreto legislativo che prevedeva la nascita della Commissione Unica per la tenuta degli albi. Questa Commissione Unica era composta da 15 rappresentanti e il decreto legislativo che istituì appunto la Commissione Unica per la tenuta degli albi prevedeva che i 15 dovessero essere nominati della Commissione, dovessero essere nominati dal Ministero di Grazia e Giustizia, sentita la Federazione Nazionale della Stampa. Quindi di fatto il decreto finì per nominare tutti coloro che erano nel Consiglio Direttivo della Federazione della Stampa, quindi ci fu quasi una coincidenza di persone fisica tra la Commissione Unica per la tenuta degli albi e quella che era la Federazione della Stampa. A sua volta la legge prevedeva che compito della Commissione Unica per la tenuta degli albi era quella di procedere alla epurazione, alla revisione degli albi, e quindi la Commissione Centrale e le commissioni territoriali per la revisione degli albi e quindi per l'epurazione erano affidate alla Commissione Centrale, alla Commissione Unica dell'Albo e quindi di fatto alla Federazione della Stampa. In base a questo furono istituite le commissioni periferiche e la Commissione Centrale, che procedettero pure nell'ambito della indeterminatezza un po' della normativa nel loro lavoro. Ma come sai, tutto questo processo poi dette luogo ad una serie di polemiche finché poi si arrivò generalmente nel 1946 col Ministro di Grazia e Giustizia, il Palmiro Togliatti, si pose fine al discorso dell'epurazione, perché si andava verso quella che doveva essere la nuova Italia repubblicana. Ma ci sarà poi un congresso che sancisca la rinascita della Federazione della Stampa, e quando avvenne? La ripresa della Federazione della Stampa non fu facile, certamente fu tempestiva, però fu anche negli ambienti giornalistici
contestata, soprattutto contestata inizialmente da sinistra, soprattutto da parte dell'Unità, dei giornalisti dell'Unità e da parte della Voce Repubblicana, ci fu una contestazione molto forte nei confronti di queste prime forme della Federazione della Stampa, nel senso che si riteneva che in realtà con la caduta del fascismo dovessero automaticamente ritornare in vita le vecchie strutture e i vecchi uomini della Federazione della Stampa, cosa che invece la nuova federazione non aveva fatto. Questa fu una prima polemica. Una seconda polemica fu proprio quella del rapporto con il fascismo, nel senso che soprattutto, ripeto, questi due giornali, La Voce Repubblicana, ma soprattutto da parte dell'Unità, ci fu una contestazione molto forte ai vertici federali che si erano ricostituiti. Ci fu una contestazione forte nei confronti di Bergamini, come nei confronti dello stesso Azzarita, perché secondo l'organo comunista bisognava considerare fascisti e quindi da eliminare dall'albo, o perlomeno da eliminare dall'attività delle strutture organizzative dei giornalisti, tutti coloro che bene o male erano stati coinvolti nel fascismo sin dal 1919 in poi. In questo senso si rimproverava a Bergamini di essere stato inizialmente filofascista, come si rimproverava lo stesso Azzarita di aver diretto un giornale nel 1923 quando già c'era il fascismo. Queste critiche colpirono molto Bergamini, il quale si dimise irrevocabilmente dalla Federazione della Stampa. Quindi ci furono ancora nuove riunioni, nuove assemblee. Alla fine fu fatta un'assemblea di giornalisti concordata con tutti i direttori dei giornali romani. Insomma, si cercava il passaggio di legittimazione della nuova federazione. Finalmente questo passaggio si ebbe sempre nello stesso anno, nello stesso 44, verso la fine dell'anno, e quindi alla fine si ebbe il consenso di tutti e fu eletto presidente della Federazione della Stampa dopo, ripeto, le dimissioni di Bergamini. Fu eletto Luigi Salvatorelli, che era un giornalista certamente antifascista, poi sarà anche uno storico di quegli anni. Quindi la Federazione della Stampa con il 44 supera tutte quelle che erano state le indecisioni iniziali e diventa, come dire, il vero e proprio strumento, oramai legittimato perché riconosciuto da tutto il giornalismo italiano, tutto l'arco dei giornali italiani. Questa unità della Federazione della Stampa poi verrà sancita nel 1946 dal Congresso, il Congresso che si svolge a Palermo. Non a caso fu scelta la sede di Palermo perché, come ricorderai, nel 1924 si era svolto a Palermo l'ultimo congresso della Federazione della Stampa. Quindi la nuova Federazione della Stampa scelse come sede del primo congresso del dopoguerra proprio Palermo per riallacciarsi a quell'ultimo congresso del 24. Con il congresso di Palermo possiamo dire che dal 46 appunto la Federazione della Stampa è oramai nella pienezza dei suoi poteri, delle sue attività, sono state ricostituite le associazioni regionali e quindi può riprendere in pieno il cammino, che è il cammino che continua ancora oggi. E tutta la vicenda del contratto, quello del 25, del 27, del 39, subito dopo il fascismo, che cosa accade? Come dicevamo prima, a proposito del fascismo, l'ultimo contratto del fascismo è il contratto del 1939, è un contratto che continuerà ad essere applicato anche nel corso degli anni di guerra e anche nel dopoguerra, anche se ci saranno poi accordi settoriali per adeguare le retribuzioni o accordi settoriali sul carovita, la richiesta di interventi da parte anche del governo. Ma il nuovo contratto, il vero e proprio nuovo contratto, la Federazione della Stampa che esce dal congresso del 1946 lo stipulerà con la nuova Federazione degli Editori nel 1947. Quindi con il 1947 noi abbiamo il nuovo contratto nazionale di lavoro giornalistico, che è una prosecuzione dei precedenti. Come il contratto del 27, abbiamo visto, non era che il contratto del 25, cioè il contratto fascista era una prosecuzione dei contratti stipulati prima, così il contratto del 47 è anche una prosecuzione del contratto del 39,
ovviamente vengono eliminati tutti quelli che erano gli orpelli previsti dalla contrattazione fascista, che per esempio abbiamo parlato dell'indennità demografica, viene cancellata, viene sostituita dall'indennità redazionale, un'indennità, come dire, ribattezzata. Vengono eliminati tutti quegli, ripeto, orpelli fascisti, gli antemarcia, gli appartenenti alla milizia volontaria, insomma tutte queste cose. Quindi il contratto del 47 è una continuazione del contratto precedente, ma è anche l'inizio di una nuova era di contrattazione. Un istituto nuovo che viene introdotto proprio nel contratto del 47 è l'introduzione del comitato di redazione, cioè della rappresentanza aziendale all'interno delle singole testate, che quindi inizia una nuova fase, una nuova era di contrattazione, di presenza della Federazione Nazionale della Stampa, che è quella che viviamo tutt'oggi.